Ancora disagi per gli automobilisti in transito sulla Cilentana. Questa mattina all'altezza di Rocca Gloriosa è stata chiusa un'altra corsia sempre in direzione nord. Si viaggia quindi solo sulla corsia sud, dove è stato installato il senso unico alternato gestito da impianto semaforico. L'ulteriore chiusura si è resa necessaria dopo un ulteriore sopralluogo eseguito dal personale dell'ANAS, che ha riscontrato un peggioramento del cedimento del piano viabile che qualche giorno fa aveva già determinato la chiusura della corsia di arrampicamento utilizzata dai mezzi pesanti che viaggiano in direzione Vallo della Lucania a Salerno. Sul tratto era stato disposto il doppio senso di circolazione e il limite massimo di velocità di 30 km orari. Questa mattina invece è arrivata la chiusura della seconda corsia, sempre in direzione nord. Gli automobilisti che viaggiano dunque sulla Cilentana troveranno all'altezza di Rocca Gloriosa il senso unico alternato gestito da impianto semaforico e poco più avanti dovranno imboccare il percorso alternativo alla Cilentana, transitando sulla statale 18 a seguito della chiusura del tratto da Massicelle a Vallo. Sempre sulla statale 18, nelle ultime ore, sono stati eseguiti interventi straordinari per rendere questa strada più sicura. La provincia ha attivato una ditta specializzata di spargisale che è intervenuta durante le ore notturne a seguito dell'abbassamento delle temperature. I mezzi specializzati con gli operai hanno attraversato la statale 18 da Vallo a Montano Antilia per spargere sale e limitare i disagi agli automobilisti, disagi creati dalle forti gelate di queste ore. La statale 18 è trafficata a seguito della chiusura della Cilentana per il cedimento del viadotto all'altezza di Ceraso.